Ciao ragazzi, bentornati sul canale Sono Vince. Oggi, come vedete, non sono da solo, ma c'è Michele Ferrais con me e adesso vi faccio dire tutto da lui e vi dico subito di cosa parleremo in questo video, perché ragazzi parleremo del regolamento e di come si va a volare in maniera legale in Islanda. E personalmente io seguo il canale di Michele perché nel suo canale porta tantissimi viaggi, soprattutto è stato tantissime volte in Islanda, e quindi volevo farvi raccontare anche da chi ci è andato così tanto spesso un po' tutta la parte regolamentazione su come appunto facciamo a fare un volo in maniera tutta legale, perché qualche particolarità c'è, però intanto vi faccio salutare proprio da Michele. Ciao Michele. Ciao a tutti e grazie mille per l'invito. Grazie a te di aver accettato. E Michele, cosa fai sul tuo canale YouTube? Se vuoi intanto presentarti, nessun problema. Allora, io ho appunto un canale YouTube che si chiama Michele Ferrais e mi occupo di viaggi, principalmente di Artico, quindi tutto ciò che riguarda l'Artico. E diciamo che l'Islanda è uno dei miei amori, non troppo segreti, perché ormai sul mio canale parlo quasi solo di Islanda, terra in cui ci sono stato ormai una ventina, forse più di volte, quindi la conosco molto bene. E tra l'altro sono anche un fotografo, ed ovviamente l'Islanda è il paradiso per i fotografi, soprattutto per i dronisti, e quindi ottimo poter. Sì, quindi esatto. Infatti, guarda, colgo l'occasione perché proprio a fine settembre, adesso non so se questo video sarà fuori prima o dopo, però andrò proprio in Islanda, quindi sono molto contento. Per me è la prima volta, quindi immaginati la mia emozione, che sarà stata uguale per te per il primo viaggio, ed è proprio anche tutta la parte della fotografia, ma anche del drone, che insomma l'Islanda, dove giri in qualsiasi angolo, ti lascia veramente a bocca aperta. Almeno questa è la mia impressione vedendo i tuoi video, vedendo comunque tante cose che ci sono in giro. Però proprio per i droni, diciamo così, questo è il video fatto apposta, perché ragazzi non possiamo andare magari ad esempio qui in Islanda e pensare di volare dove vogliamo, quindi non possiamo andare a comprare un drone e prendere su e volare dove ci pare, vero Michele? Ci sono un po' di cose che dobbiamo rispettare, e quindi inizio io, se vuoi Michele, a dire le cose basilari che un po' sappiamo sul mio canale, poi ti lascio la parte un pelino tecnica a te, proprio per quanto riguarda alcune cose tra la mappa che sono da vedere. L'Islanda non fa parte dell'Unione Europea, però per vari trattati che ci sono può assolutamente essere considerata nel territorio di EASA, e quindi noi possiamo pilotare il nostro drone con le regole che ci sono negli stati membri di EASA. Quindi la regola principale è il volo a vista: noi non possiamo mai lasciare il drone che non è visibile a noi, e dobbiamo sempre sapere la sua posizione in aria e come appunto è girato per la totale sicurezza. La massima altezza da rispettare sono 120 metri di altezza, e quindi questi sono un po' i limiti che dobbiamo rispettare, a parte per alcune zone. Chiaramente non si può volare vicino agli aeroporti, né tantomeno su assembramenti di persone. Per il resto valgono un po' le regole che sappiamo già noi in Italia. La particolarità, Michele, non so se lo sai, consentimi di dirlo, e se sbaglio magari correggimi, in Italia per volare con il drone l'assicurazione per il pilota è obbligatoria, invece per l'Islanda questa assicurazione non è obbligatoria ma consigliata. Quindi comunque, se tu sei un pilota di drone in Italia, hai la tua assicurazione, quindi sicuramente ce l'avrai anche per volare in Islanda. In effetti qualcosa avevo dimenticato, quindi il Vince montatore del video deve dirvi chiaramente che anche in Islanda vale il discorso dell'attestato di volo. Droni inferiori ai 250 grammi non serve l'attestato, per il resto ovviamente il solito attestato A1, A2, A3 e così via. Per approfondire un po' di più il discorso, ci sarà anche il discorso parchi, che in Islanda è sicuramente molto sentito, ma una piccola particolarità, Michele, me l'hai detta in una call e mi è rimasta un po' impressa. Tu solitamente fai i permessi per volare in Islanda in determinati parchi, e non ricordo bene con chi avevi detto questa cosa, ma in pratica in Islanda sono pochissime le persone che volano in maniera legale. Quanti permessi erano stati effettuati per volare in quel parco? Allora, la cosa a cui ti riferisci era il parco la riserva naturale del Fjallabak,
che è una riserva, probabilmente il parco più famoso d'Islanda, quindi ci sono migliaia di persone ogni giorno. E avevo sentito che nell'estate scorsa ci sono stati rilasciati qualcosa come una ventina di permessi, che è sicuramente qualcosa di impossibile, perché Impossibile, sì. appena si entra in quella riserva ci sono migliaia di droni che volano, e quindi due domande se le fa. Assolutamente sì, anche quindi il discorso anche un po' dei controlli lì come funziona? Cioè, tu ovviamente per tua sicurezza, eccetera, hai sempre ottenuto i permessi, ma vedendo così tanti droni, il controllo cosa viene fatto? Da dei guardie a parco, da una polizia? Allora, diciamo che i controlli sono, per quel che riguarda i parchi nazionali, in mano ai ranger, quindi sono i ranger che si occupano di tutelare, appunto, e controllare i permessi. Il problema è che i ranger sono molto pochi su un territorio abbastanza vasto. È molto più facile che, quando i controlli vengono fatti, per esempio, dalla polizia nei posti più famosi, è molto più facile essere soggetti a controlli, perché appunto i poliziotti sono molto più presenti sull'isola, soprattutto sulla Ring Road, quindi sulla strada principale dell'isola, mentre nelle Highlands, quindi all'interno, essendoci pochi ranger, ci sono anche meno controlli. Questo non vuol dire che non bisogna fare i permessi, perché comunque il deterrente numero uno degli islandesi sono le multe, e le multe sono veramente, veramente care, quindi. E poi ovviamente tutta la questione etica di fare un permesso e quindi di volare rispettando le regole, che dovrebbe essere la prima cosa. La prima cosa, difatti, magari non so, questo video forse andrà in parte anche ai tuoi spettatori, no? Perché mi dicevi che comunque tante volte ti chiedono come fare per fare determinate cose, quindi volevo solo presentarmi anche alla tua parte di pubblico. Io sono Vincenzo Langella, faccio parte dell'associazione Drone Italia e andate eventualmente nel sito www.droneitalia.online, troverete tutta la parte di regolamentazione, insomma, quello che facciamo noi è proprio la divulgazione su come appunto pilotare il drone nella legalità. Ed è per questo appunto che anche con Michele ho voluto fare questo video anche per l'Islanda, perché vedo tantissimi piloti che ci vanno pensando che si può fare quello che si vuole, ma in realtà non è così. Ci vuoi far vedere, ad esempio, Michele, una mappa dell'Islanda che ci può visivamente far capire un po' già le zone di volo? Magari te la metto Certo. qui sovraimpressione, e quindi c'è il tuo schermo condiviso, puoi un po' così raccontarcela e farcela capire. Allora, questa qua è l'Islanda in pratica, e come abbiamo visto, le regole a uso ricreazionale sono le classiche, sono le solite. Il problema dell'Islanda è che è circa 100.000 km quadri, e tra tutti i parchi si arriva quasi a un quinto della superficie, quindi i parchi hanno veramente un'estensione notevole, soprattutto il parco del Vatnajökull, che è il secondo ghiacciaio più grande d'Europa per massa, e che ricopre quasi 12.000 km quadri, quindi un ottavo dell'Islanda. Quindi, bene o male, quando si vola, soprattutto nella zona sud-ovest, soprattutto nella zona sud-est, ci si capita dentro quasi sicuramente. Poi tutte le belle dronate che si vedono su Instagram, sulle lingue di ghiaccio, sui ghiacciai, sono fatte Lì. 99% in quella zona lì, quindi da lì non ci si può scappare. No. Poi ci sono diverse riserve naturali che sono indicate in verde, quindi abbiamo questa qua, per esempio, che è la riserva naturale del Fjallabak, che è la zona di cui parlavo prima, dove c'è l'Landmannalaugar, che è una delle zone più famose d'Islanda. C'è la riserva naturale qua di Hornstrandir, dove sono stato poche settimane fa. E ecco, diciamo che oltre alle classiche regole, abbiamo due eccezioni: queste, che sono le riserve e i parchi naturali, e poi abbiamo un'altra eccezione, che sono i posti più famosi, dove in quel caso il drone è completamente vietato. Ci sono degli espliciti cartelli, faccio un paio di esempi: Strokkur, che è il geyser, oppure Reynisfjara, la spiaggia nera, la classica spiaggia nera, o Skógafoss, tutti questi posti c'è il divieto proprio di far volare il drone, soprattutto perché ci sono migliaia di persone, quindi quello è il motivo principale. Ah, ok, quindi è più Mentre scusami se ti interrompo, è più un discorso non tanto per la fauna, magari per il luogo, ma è proprio perché ci sono tanti turisti e quindi potrebbe essere pericoloso far decollare un drone? principalmente sì, nei luoghi più famosi dove c'è il divieto esplicito, soprattutto per
l'enorme folla di persone e se tutti facessero volare il drone sarebbe veramente Ah, beh, un... certo, anche perché poi più passano gli anni, più sono comunque dei mezzi che sono comuni, quindi Sì. in maniera esponenziale si è alzata molto l'uso del drone. Vai, Esatto. scusami se ti ho interrotto. No, appunto, come dicevi, stanno diventando un sacco comuni questi droni, quindi ci tenevo a fare anche questa piccola parentesi sui regolamenti, perché la persona media che si compra un drone magari non si informa prima di andare in un posto dando per scontato molte cose. Però non è così, e soprattutto in Islanda, dove c'è la natura, l'aspetto naturale è molto importante, la natura islandese è molto fragile, bisogna tenere in considerazione queste cose. Detto ciò, tornando ai parchi naturali e alle riserve naturali, abbiamo delle regole. Linea di massima basta un permesso che si può ottenere dal sito apposito islandese. Il permesso costa 41.600 corone islandesi, che non è poco. Quanto sono in euro circa? Sono circa... 200? Sì, poco meno di 300 euro, dai 200 ai 300 Ok, euro, ok. a seconda del cambio. Appunto, per tutte le riserve e i parchi naturali, a eccezione del parco del Vatnajökull e di Þingvellir, c'è da compilare questo permesso dove si spiega, insomma, si mettono tutti i dati, si spiega quale sarà lo scopo del progetto, quindi io solitamente... lo faccio a livello ricreativo, quindi il permesso a livello ricreativo costa un po' meno e descrivo esattamente le coordinate di dove voglio decollare, Ok. i posti che voglio sorvolare, dove voglio filmare, insomma, c'è tutta una serie di cose da mettere, bisogna Comunque assicurare. sono fondamentalmente sono tutti dati basilari, quindi nome, cognome, immagino il numero del codice operatore di ASA ci sarà Esatto. sicuramente da inserire, quindi si va a compilare. Dopodiché questo viene mandato direttamente tramite questo modulo a chi ti rilascia il permesso. Esatto, viene mandato a chi ti rilascia il permesso che te lo manda per mail con in copia l'eventuale ranger del parco, quindi anche i ranger Ah, sono ok. informati del fatto che tu stia usando il drone in quel momento. Quindi loro comunque hanno una visione a 360 gradi dei droni che volano, perché comunque sul documento c'è scritto ora e soprattutto giorno del decollo, quindi loro sono abbastanza tranquilli da quel punto di vista lì. Quanto ci mettono a rilasciarti il permesso, più o meno? Allora, dipende molto dal parco, dalla riserva a cui si chiede. Normalmente un paio di settimane bastano. Ci sono volte che te lo rilasciano 2 o 3 giorni dopo, dipende molto anche dal carico di lavoro che Che hanno. hanno loro, sì. Sì. Detto ciò, il permesso va compilato per tutti i parchi, ad eccezione appunto del parco del Vatnajökull, che è questo qua in viola, il parco più grande d'Islanda, e per Þingvellir, che è il famoso parco dove c'è stato il primo parlamento, dove si dice che ci siano le due faglie che si separano, insomma, quella zona lì, che hanno due modalità diverse per chiedere permesso. Essenzialmente sul parco del Vatnajökull, che è quello che sicuramente interessa di più, dipende molto dalla regione in cui si fa volare. Per esempio, in alcune regioni si tiene come priorità la salvaguardia dell'avifauna e anche dalla tranquillità del posto e anche dall'afflusso di gente in quel posto. Per esempio a Skaftafell, che è una lingua del Vatnajökull molto famosa e molto, molto visitata, molto turistica, è sempre vietato. Quindi Ok. in alcune zone è sempre vietato. In alcune altre, tipo Jökulsárlón, che è la famosissima baia dove ci sono tutti gli iceberg giganti, dipende molto dall'ora del giorno e soprattutto dal periodo, perché in estate nidificano alcune specie di uccelli, di volatili, e quindi in quel periodo è vietato far volare il drone perché hanno il loro periodo di riproduzione, eccetera. Poi ci sono delle altre zone che sono un po' più circoscritte, alcuni settori nelle Highlands che facenti parte del parco del Vatnajökull, come Laki o Elkjá, che sono due complessi vulcanici,
dove bisogna invece mandare la mail direttamente al ranger, scrivere che si vuole far volare il drone in tal giorno senza fare permessi, proprio comunicarlo al ranger e lui ti dà il permesso tranquillamente. Ecco, insomma, quindi un po' di cose, diciamo così, ci sono da sapere, ma io immagino che tra tutti quelli che vanno, praticamente non le saprà quasi nessuno, e quindi immagino veramente la quantità di droni illegali, no, tra virgolette, che ci saranno in giro per l'Islanda. Ti faccio quindi una domanda. Quindi, se io voglio andare in Islanda, ok, io devo mettere in conto per fare le cose fatte bene, visto che la maggior parte dei posti belli in cui si vola solitamente sono anche quelli in cui si deve chiedere il permesso. Abbiamo detto che magari ci vogliono circa 200 euro, ecco, un po' così per volare nel primo parco che mi hai accennato, e poi però dobbiamo considerare anche un'altra cifra se vogliamo volare giusto anche negli altri due posti, a Tingvellir e. Allora, diciamo che a Þingvellir e nel Vatnajökull non c'è una tassa. Ah, ok, quindi lì. Sono proprio due cose a parte. Quindi a Þingvellir non ho mai volato, però dovrebbe esserci da rispettare un certo orario del giorno, quindi magari Ah, volare ok. prima di una certa ora della mattina e volare dopo una certa ora della sera per non disturbare principalmente per la gente che c'è. Invece il Vatnajökull ha tutta una serie di piccole microzone dove ognuno ha le sue regole, però no, per queste due zone non c'è un Ok, effettivo però permesso. queste micro regole è possibile ricercarle in rete per leggerle? Magari Allora, se c'è sicuramente qualcosa lascio un link metteremo. nel video esatto qui in descrizione, quindi andate comunque qui sotto, ci saranno tutti i link di cui abbiamo parlato oggi, quindi li vedrete. Esatto, anche perché ovviamente tutti i siti sono in inglese, quindi è un po' difficile da cercare, ci fa molta confusione, ci sono tante informazioni anche ridondanti. Comunque, se non vai direttamente sul sito dell'agenzia aerea islandese, Islandese, sì. dell'agenzia islandese, si fa un po' fatica anche a capire quali sono veramente i passaggi effettivi che bisogna fare. Ok. E adesso siamo quasi alla fine del video e mi sorge una curiosità, quindi magari non tutti hanno voglia, no, di mettersi a fare dei permessi di volo e quindi di o magari di pagarne, no, qualcuno per farlo. Qualche posto bello dove si può volare con il drone in Islanda? Lo so che detta così sembra un po' una domanda stupida, no? Però magari togliendo il parco, quanti posti belli ci sono che si possono sorvolare con le regole che abbiamo detto all'inizio del video? E magari se c'è qualche spot che gli possiamo lasciare in descrizione per magari geolocalizzarli e andare a vedere, se si può, ecco, questo poi non lo so. Allora, come dicevo prima, i parchi sono un ottavo dell'isola, quindi abbiamo i restanti sette ottavi Che ce li dobbiamo completamente far andare libertà. bene. E diciamo che l'Islanda è tutta bella, cioè vedrai fra qualche giorno, fra qualche Sì. settimana quando ci andrai che ogni singolo paesaggio ti lascia senza fiato, quindi non Sì, per quindi. forza bisogna andare a cercare lo spot, quello figo, quello instagrammabile per volare. Io di solito ho un fetish, una fissa per i fiumi islandesi dall'alto Ok. e passo veramente ore su Google Maps in modalità satellite a guardarmi tutti i vari fiumi che in Islanda assumono delle conformazioni, Sì, ho sembrano presente quasi un perché li ho quadro visti, sì, bellissimi. Infatti ho in impressionante. mente di fare qualche foto del genere proprio per poi stamparmela, quindi magari dopo in privato mi dai qualche link di zona dove andare che sicuramente mi fa comodo. E i fiumi mi piacciono un sacco. Poi un'altra cosa, che quella lì è da prendere un po' con le pinze, è un po' un punto di domanda, è un'eventuale eruzione. Adesso nel momento in cui Certo. stiamo registrando sta eruttando un vulcano. Ho Il visto, problema è sì. che non ci sono ancora i sentieri come è successo gli anni scorsi per arrivare vicino al sito. Adesso è tutto, addirittura ieri hanno fatto un ban per i droni, perché Ah, molta ok. gente ci arrivava. Figurati, immagino, Si sì. E fermava un po' lontano e ci arrivava con il poi ci drone. arrivavi, sì. Sì, esatto. E quindi se dovessero mettere in sicurezza la zona, la protezione civile dovesse aprire i sentieri, l'eruzione, ne ho assistito a un paio e sono veramente tanta roba, Ho visto il tuo veramente video che incredibile. magari.
sì, sì, ho visto il tuo video, magari se lo trovo lo lascio qui sotto in descrizione, perché è veramente molto bello e insomma mi piacerebbe molto vederla, però anche lì immagino che poi dipende quando aprono le strade, perché anche per un discorso dei gas, giusto se non ho ben capito, è esatto, possibile avvicinarsi o meno in sicurezza a quelle zone. Quindi altre zone interessanti per far volare il drone sono quelle dei fiordi, dove, a parte in alcune piccole zone dove ci sono appunto delle riserve, sia a ovest, quindi nei fiordi occidentali, che a est, nei fiordi orientali, ci sono veramente zone molto molto interessanti per volare, molto, molto scenografiche. Sì, dai, quindi insomma che se state guardando questo video, adesso non volevamo mettervi un freno, no, per dire no in Islanda, quindi non mi porto il drone perché non si può fare nulla. No, ragazzi, in realtà in Islanda potete farne veramente tanta e la potete fare anche nella legalità. Questo è un po' quello che abbiamo voluto portare sul canale oggi, quindi spero che abbiate un po' apprezzato questo contenuto. E una delle mie zone preferite per volare con il drone è sicuramente Vestrorn, che è appena fuori dal parco del Vatnajökull, ma è comunque una delle cose più, una delle zone più assurde d'Islanda. Ah, immagino veramente, insomma, è la pacchia per i fotografi, insomma, questo sicuramente. Quindi io non vedo l'ora di andare, magari ve lo racconterò. Seguite sicuramente Michele nel suo canale perché ci va veramente così tanto che ormai è più in Islanda che in Italia, mi viene da dire, no? Ma Michele, vuoi dirlo se vuoi che fai anche dei viaggi organizzati? Si può dire, non si può dire? Io sono un coordinatore, sto lavorando in questo momento per il tour operator Che Trip, a brevissimo, quindi fra meno di un mese partirò per un altro tour, un viaggio di gruppo in Islanda, e quindi ecco, sto anche Ragazzi, studiando un po' di islandese per... Perché no? Magari qualcuno che ci sta guardando e si vuole unire a un viaggio di Michele, vi lasciamo comunque anche qui sotto il link in descrizione, perché sicuramente è un'ottima guida e lo stava per dire, ma l'ho visto in un video, praticamente lui sta studiando l'islandese, quindi penso che oltre a parlare poi dopo la lingua, lui studia tutto quello che è il territorio e vi saprà guidare sicuramente in un bel viaggio proprio in Islanda. Ok ragazzi, direi che per questo video è tutto, spero che abbiate apprezzato questo contenuto, che vi abbiamo magari chiarito un po' di idee. Comunque, come vi dico sempre, scrivete qui sotto nei commenti le vostre domande e i vostri dubbi, io sicuramente andrò a rispondere per quello che so. Se io poi c'è qualcosa che non so e ho bisogno dell'aiuto di Michele, magari glielo vado a chiedere e vi diamo la risposta. Beh, intanto grazie mille per essere arrivati fin qua. Mi raccomando, iscrivetevi al canale sia di Vincenzo che, se volete dare un occhio anche al mio canale, male non fa. E spero che possiate andare in Islanda anche voi, perché è veramente una delle cose più belle che possa capitarvi, quindi ve lo auguro tanto. Grazie ancora e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!